Bentornati amici e amiche del gameplay su Game Over Size. Mentre le galline esplodono, noi siamo pronti a ricominciare la nostra avventura su Ghost Recon Wildlands, ragazzi. Allora, prima di iniziare i soliti annunci. Allora, visto che il gioco, ho notato che il gioco è abbastanza abnorme, quindi è un gioco molto 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 lungo, che poco si presta un po' a questi gameplay corti su YouTube, ho deciso di fare gameplay un po' più lunghi, con cadenza un po' più ridotta. Invece di 3 piccoli episodi al giorno, farne uno o due più molto più grandi e basta, così in modo da darmi anche più spazio per esplorare la mappa a me nel tempo libero, eccetera eccetera. Perché faccio un unico episodio grande, lo carico e così ho più tempo anche per me per andare avanti un pochino più veloce. Non so se mi sono spiegato bene, un po' una cosa un po' strana. Comunque, continuiamo, fatemi sapere che ne pensate, se li volete più corti ma con cadenza maggiore, oppure più lunghi con cadenza minore. Secondo me per questo tipo di gioco la seconda opzione è migliore, in modo da fare, che ne so, oggi facciamo tu e tutte e due le missioni invece che una video. Almeno si può capire anche meglio la trama del gioco, eccetera eccetera. Andiamo a partire. Abbiamo la posizione dell'auto di El Polito. Rubatela, così i nostri tecnici potranno analizzare il suo GPS. Ok, dobbiamo andare a rubare la macchina del Polito. Interessante, interessante. C'è un viaggio rapido che ci possa aiutare? Sì. Perfetto. Quindi in questo modo ci risparmiamo un bel viaggio. Comunque, ragazzi, vi ricordo le live alle 9 di sera, ragazzi, anche di Ghost Recon. Ieri, nella live di ieri, ho giocato in coppia con il mio amico Roger. Siamo andati in giro a fare bordello per la mappa, a sbloccare tante missioni secondarie, tanti oggetti, le pistole, eccetera eccetera. Quindi nelle live credo che farò sempre quello, a meno che poi, non lo so, Roger sta indietro, vuole fare qualche missione da storia e la rifacciamo con lui. Bene, qui stiamo molto più vicini e possiamo andarci molto molto ma molto più velocemente. Infatti io entro sempre nel posto sbagliato. Entrate su. Venghino signori, che qui c'è vino buono. Avete visto la GTA che la guida mi sembra stia dall'altra parte? No, ho detto una stronzata. In quale gioco sto dalla parte opposta? Guida? È in un gioco, sì, stava nella parte opposta, quindi avete visto da quello. Dai. Pensa quanti caccagnon qua in giro. Oddio, fiamme ovunque. Ed è nella natura del Santa Blanca ricambiare la generosità. Nelle province dove siamo attivi, il cartello fornirà ai residenti con più di 65 anni una pensione del sangue. Siamo arrivati? Io direi di andare a piedi a sto punto. Direi di passare in mezzo al bosco, attivare il drone e aspettare. Vedere un po' la zona. C'è un arco laggiù alla torretta. Ok. Grandi compagni che gli avvistano tutti. Mi raccomando. Ah, c'è proprio una torretta fissa. E me coglione, col drone non ci arriverò mai laggiù col drone. Tanto cerca di alzarti da qui. C'è un'arma fissa. E l'abbiamo vista quella. Troppo vuoto. Eccolo lì. Attenzione, una torretta. Ho un altro bersaglio. Ho un terzo bersaglio. Ok, là stanno a fare ginnastica. E un altro, sono 5. Mi devo avvicinare un po' di più. Una gru. È possibile, cioè possiamo anche salire là e cecchinarli tutti. Infatti speriamo non ci siano nemici qui. Fate un cenno se vedete l'auto di Polito. Roger. Sicuramente ci stanno i nemici qua dentro e sono sicuro. Occhio alla mira, non colpiamo i civili. Ok, i civili.
non so se ci conviene ammazzare quello. Non ce l'ho solo sotto tiro però. Uccisione. Ok. Meno uno di meno. Proviamo ad andare sopra, forse con il binocolo dall'alto vediamo un pochino di più. È possibile. Tanto da qua posso lanciare il drone e ci siamo molto molto più vicini. Ok. Però mi interessano questi nell'immediate vicinanze, niente. Tocca aumentare la portata del drone perché così rimane inutile. Ma quale cazzo è l'auto di pulito? No, niente, mi avvicino ancora di più. Qua abbiamo visto il possibile. Quindi sì. No, che cazzo sta a fare? Andiamo. Tira un po' dal cazzo. Sti civili rompipalle. E quella lì, cioè è già segnata forse l'auto. Io potrei anche cominciare a cecchinarli, ma ho paura di rovinare tutto. Togli ammazzare quello non dovrebbe comportare nulla. Ok, ancora tutto bene. Quello anche sta abbastanza isolato. Mi vedono? Sospettati, quindi adesso abbassiamo il nostro profilo. È storia. È bellissimo quando dice è storia. Questo non l'avevamo visto, vedi? Le falle nella nostra organizzazione. Ti sento dei rumori, ma non so cosa siano. C'è un arco dove c'è la pila di pneumatici. E sono 5. Uccisione. Perfetto. Ovviamente c'è un altro, infatti. Con quello sono 5. One shot, one kill, raga. Stiamo muovendo bene. Sono anche delle risorse. C'è una stellina di servizio che cercheremo di prendere. Così i ribelli li verranno a prendere. C'è un sicario, proprio dove c'è la pila di pneumatici. Uno lì. E uno dentro. Tanto io già so che si ammazzo quello scoppia il bordello. Forse a sto punto è meglio non esagerare. Ma delle risorse non è, mi interessa tanto di queste piccoline, tanto ne abbiamo fatte una bella scorta prima. Devo sempre tornare a prenderle. Ecco, questo non ci voleva per esempio. Sospettati, ricercati, peccato. Piccolo errore che ci può portare alla guerriglia.
sta qua sopra, quindi non so. Merda, vengono da questa parte, che facciamo? È storia. Ci dovrebbe stare un altro. O sta sotto, ma non lo vedo. Merda, ci hanno individuato. Buoni un po', ragazzi. Mi fate beccare come mongoloidi. Apro fuoco su questi stronzi. No, è salito. Mo' guidiglia, raga. Trova un riparo, presto. Lo trovo buono. Lo devo mettere qua dietro, che non mi vedono. Non ci voleva. Non ce l'ho perché eravamo entrati ormai. Ora arriveranno i rinforzi, è quello che ci darà fastidio. Nemico a terra. E ricercati, finché siamo ricercati va tutto bene. Vuoi vedere se sopra c'è qualcosa? Si sta qui la stellina. Ottimo. Vediamo la stellina, andiamo a rubare la macchina. C'è una medaglia del cartello qui. Se me la prendo posso spezzare il cuore a un criminale. Tanto marca le risorse. Perfetto. Con tutti i soldi che hanno potrebbero fare una medaglia più bella. Sarebbe ste cose. Boh, non lo so che fanno le medaglie, raga. I nemici sono quasi finiti. Cazzo, è questo? Cazzo sta a fare questo qua dietro? Uccisioni. Sono calmati. Penseranno che abbiamo levato le tende. Ma che è sta stronzata che non è morto, raga? Vado. Cioè, ma questa è una cazzata. Ho fatto tutto bene. Boh, delle volte sta nel gioco, eh. Boh, sicuramente arrivano i rinforzi, cazzo. Che altro che il capire da dove arrivino? Morto. Forse da quasi sale, infatti. Andate a fanculo e crepate tutti, cioè. Ma pure che mi sto tranquillo, tranquillo. Possiamo scendere, dai. È inutile sta qua sopra. Marca di risorse. Vai, eccola, mamma mia. È andato. Via, ci vediamo lì. Entra che mi serve. Abbiamo finito. Cazzo, è una macchina costosa. E c'è anche un preservativo nel cruscotto. Anzi, due preservativi. Senza dubbio è la macchina. Non ci sta più la macchina debolito, raga. Preservativi di serie è pur sempre una gran macchina. Non l'ho mai capito lo sfarzo dei narcos. Ti compri una macchina costosa, ci metti i cerchi cromati e poi la guidi nelle stesse cittadine polverose di prima. Di che è il tuo sogno possedere un'auto del genere? Macchina di lusso, abito elegante. Solita strada, che senso ha? Aria condizionata. Aria condizionata, beh. In Bolivia. Aia, attenzione. Ovviamente ci attaccheranno, io già lo so. È inguidabile, raga. Vaffanculo.
via, 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 via. Arrivati. Perfetti. Dove lo metto? Per far manovra la sto a distruggere. Ora tocca a Bowman e all'ISA. Controlleranno il GPS dell'auto per capire dove possono nascondersi Yuri e Polito. Diamo le munizioni. Livello 7, dopo andiamo a mettere la l'abilità. Adesso capiamo, abbiamo un'altra missione sbloccata sicuramente. Il comandante di Armadillo, il comandante della base Armadillo delle unità invia spesso prigionieri alla Yuri il Polito. Per introdurre, raggiungi la base Armadillo, trova il capitano e scopri quello che sa. Ecco, questa qua. Abbiamo scoperto che un capitano è quella nella base dell'unità. Sta lavorando con Yuri e Polito. Interrogatelo e vedete cosa ci può dire. Questa qua potrebbe essere complicata. Abbastanza. Sto pensando da dove passare più che altro. Passiamo via mare. Potrebbe essere la cosa giusta, raga. Fare un attacco via mare da quella parte e entrare direttamente alla base. Vediamo se dal fiume si può entrare. E se no entriamo dalla porta principale. Facile. Solo che con la unità è meglio non scherzarci, perché son veramente tosti da affrontare. E soprattutto quando sono in gran numero, o se chiamano gli elicotteri di supporto, diventa parecchio difficile. Che la barca c'è, è disponibile. Vai. Un attimo, guido io. Vengono ghost. Ci sono, andiamo. Perché sono buttato in acqua? Ma per quale motivo? Questa cosa non l'ho capita, Peccato che non conti il fiume come una strada e non ti metta la via. Io che errori, ragazzi, con l'acqua. Mamma mia, che bug di merda. Che belli gli uccelli, stormi gli uccelli. Ok, siamo, si può entrare, mi sa che abbiamo azzeccato. Non vorrei dire la cosa. Ma è chiusa. Però per farci per forza. Eccoci. Ok, ecco la base dell'Unidad. Stiamo cercando il capitano che è in contatto con Yuri e Polito. Il bersaglio ci serve vivo. Roger, boa. Però mi serve un'entrata. E qua non c'è un'entrata. Attivo il drone. Qui c'è anche un'arma. Tanto potremmo andarla a prendere. Qui dentro. L'elicottero. Ragazzi, le entrate qui non ne vedo. Eccola qua, quella è la più vicina. Sì, a voglia. Cecchino su quella torre. Cecchino, lei prigionieri. Generatore avvistato, tagliamo la corrente. Cecchino, in cima alla torre. Ah, potremmo togliere anche la corrente. Attenzione. Non sono riuscito a vedere nessun altro. Però, tanto andiamo a prendere l'arma che sta lì. Vediamo che arma è. È storia. Cazzo. Stavo dura. Pensavo che mi stava a guardare qualcuno dalla torretta. E no, da lì davanti. Nada. Che cazzo sta? Potevamo anche prendere un elicottero e tuffarci. Cassa d'armi qui. Risorse. Marchiamo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere.
Che l'arma però manca. Eccola qua. Vediamo che ci dà. Che non mi ricordo che era questa. Ah, fucile a pompa. Non che ci serva più di tanto, però. Mo che ci stavamo, abbiamo presa. Ok. Entriamo, introduciamoci nella base. Ah, questo qua era aperto, pensa un po'. Ho scambiato un soldato per un ventilatore. Trova il capitano dell'unità. Oh, lei è pieno, raga. Lei è pieno, attenzione. Attenzione, dovrebbe essere uno di quelli. Un terzo. Sono civili questi. Il bersaglio, occhio l'amica, e sono stanno a pranzo, stanno bersaglio con diversi civili nelle vicinanze. La Madonna, il capitano se sta qui. Andiamo, ecco, vedo. Visto. Il capitano dell'unità. Ragazzi, qua comunque va preso la gittata del drone. Ecco, adesso il difficile nostro sta che dobbiamo proprio evitare questi di brutto. Marca risorse in modo tranquillo. Bella, là, rimani là. Che lo scontro a fuoco sarà durissimo, raga. Ah, non posso... Buoni. Come cazzo passo? Ho sbagliato via. Devo prendere l'altra via, raga. Che le preoccupa? Che trae in mente? A veces non puedo dormire, hermano. Shh. Mi hanno visto, però qui c'è un cazzo di cecchino là sopra. Quello potrebbe darci fastidio. Intanto siamo entrati. E quando eravamo venuti in live a prendere il fucile. Date quieto. Che cazzo succede? Buono. Stronzo. Merda. Uccidetemi subito, tanto non parlo. La scelta è tua, ma con due sadici come Yuri e Polito un giorno potresti finire tu appeso al soffitto. Non puoi fidarti. Sarebbe meglio per te se li eliminassimo. Senti, non sono una spia, ma diciamo che sì, mi fanno paura. Il fatto è che non sono nemmeno Itaqua. Allora falli tornare a Itaqua. Di che hai un pacco. Cosa stanno guardando? Oggi è Polito. Agnello pronto per la consegna. Un borrego, vale. Torniamo al lavoro. Come va, stronzo? Cucciatevi. Nomad, finalmente abbiamo trovato Yuri e Polito. L'ISA ha incrociato i dati del GPS dell'auto con la descrizione del prigioniero. Sono in un capanno di caccia. Pare che conducano lì i loro interrogatori potenziati. Mandaci le coordinate e ci pensiamo noi. Spediteli sottoterra. Fate in modo che soffrano. Sospettati. Oh, buoni. State buoni giù. Come
Vuole provare a fare una cosa. No, attenzione, eh. Attenzione che mangiamo a puttane tutto adesso, eh. Bersaglio a terra. Ok. Ti scopriranno. No. Volevo saltarci sopra, ma niente. Non c'è modo di arrampicarsi qua e fuggire da lì. Siamo costretti a fare l'intero giro, insomma. Mi sarà di questo. Questa non è un'uscita, e lo sappiamo bene. Ma dai, non puoi bloccarti lì però, eh. Cazzo, eh. Boh, la missione non può essere conclusa perché non usciamo da qua. Che mai entra, siamo stati bravi. Ma mo tocca uscire. Che lì è stato facile, ma da quelli di qua. Ok, finché il cecchino non ci guarda. Possiamo uscire tranquillamente. Teniamolo sotto controllo. Bersaglio abbattuto. Perfetto. Fuggiti come le merde proprio, ragazzi. Mission complete. Via libera, via libera. Mamma mia, che missione, raga. Che missione. Sarà bella. Il gioco è divertente, raga. Il gioco è divertente in coppa, ancora più bello. Però è godibilissimo anche in single player, per chi se lo stia chiedendo, raga. Noi ci vediamo nel prossimo video di oggi con la missione finale di Yuri e il Polito, ragazzi. Andiamo a rompere il culo a loro due. Comunque, ragazzi, ditemi se i video lunghi vi fanno piacere. Così almeno non dal prossimo video, che sarà solo quello di affrontare Yuri e il Polito. Ma dai prossimi cercherò di fare più missioni insieme, ragazzi, in modo da poterci muovere un po' più liberamente. Quindi io vi ricordo, se il video è stato di vostro gradimento, di lasciare un like, di commentare e condividere il video. Da Tra90 e Game Over Size è tutto. Ciao ciao, ragazzi.